La dedizione incondizionata alla giustizia è stata la tua cifra distintiva. La tua figura di magistrato è stata e sarà un esempio a cui guardare. L'immagine di Mariano Fadda, coraggioso, ironico, leale, appassionato e corretto, è emersa oggi nelle parole e nei ricordi delle tantissime persone arrivate nella chiesa di Grandate per l'ultimo saluto al pubblico ministero scomparso sabato scorso a 61 anni dopo un lungo periodo di malattia. La magistratura di Como perde una colonna portante, hanno ricordato i colleghi, così come gli avvocati. La collettività, hanno aggiunto, perde un baluardo di legalità. L'immagine pubblica del magistrato, consapevole della responsabilità del suo ruolo e con la rettitudine e la giustizia come faro e forza, si è sommata all'immagine di Mariano Fadda, papà e marito, riportata dai suoi tre figli e da Don Roberto Pandolfi, che nell'omelia ha ricordato l'ultimo incontro giovedì scorso con il magistrato, pochi giorni prima della sua morte. Abbiamo parlato dei promessi sposi e dei tanti passi belli e potenti, ha ricordato Don Pandolfi. Con la sua solita ironia e autoironia ha citato la morte di Don Rodrigo, poi l'innominato, che pensa che forse c'è un altro mondo e cambia vita, e infine l'ultimo incontro tra Lucia e Fra Cristoforo, quando il religioso sta per morire e a Lucia, che gli chiede come sta padre, risponde: sto come Dio vuole e per sua grazia come voglio anch'io. La passione sconfinata per il sapere e la letteratura torna anche nelle parole dei figli. A 13 anni leggevi Quasimodo, ricordano, prima di citare le parole di un suo libro di poesie del 1974 e il commovente testo di Camillo Sbarbaro, Padre, se anche tu non fossi il mio padre. Ci ha insegnato a non perdere mai la forza di giocare e di sperare, l'ultimo ricordo dei figli di Mariano Fadda, ad apprezzare le piccole cose, a prenderci sul serio ma non troppo, ad avere radici salde. E ci ha insegnato che per giocare bisogna sapere bene le regole e quindi responsabilità e correttezza. Al lavoro, fino a pochi giorni fa, finché le forze glielo hanno consentito, Mariano Fadda ha sempre avuto accanto la sua polizia giudiziaria e i suoi più stretti collaboratori, legati da un profondo legame di rispetto e stima. C'è chi ha fede e chi no, ma tutti ti vediamo già impegnato in un nuovo processo, hanno ricordato colleghi e avvocati prima dell'ultimo saluto. In bocca al lupo, Mariano Fadda, per la tua prossima arringa.